Ora ci occupiamo di un argomento che ha avuto ampio risalto sui social. La vicenda ci porta da Avezzano, al liceo scientifico Poglione. All'ingresso del primo giorno di scuola viene danneggiato il portone. Non potendo risalire ai responsabili, la dirigente, dell'istituto applica il regolamento scolastico, vale a dire chi sbaglia paga. Alle famiglie degli oltre 500 studenti coinvolti arriva così un avviso di pagamento di poco più di 1 euro. Il caso ha fatto scattare la contestazione da parte di tanti genitori, non tanto per la somma esigua da pagare, ma per altre motivazioni. Ce le spiega in questo collegamento social Luca Pompei, che vedo e saluto. Buon pomeriggio, Luca. Buon pomeriggio Paolo, sì, è una vicenda che ha avuto anche un certo riscontro sui nostri canali social, sui nostri profili di Facebook e di Instagram. Già nei giorni scorsi abbiamo pubblicato questa notizia, ha avuto insomma una marea di commenti e di visualizzazione da parte dei nostri follower. Ebbene, oggi abbiamo riproposto questa notizia, ovviamente dal punto di vista dei genitori. La colletta della preside del Vitruvio Poglione di Avezzano non piace ai genitori perché, come dicevi giustamente tu, non è tanto il fatto relativo al limitato sborso economico di appena 1 euro, ma è, dicono i genitori, è un fatto di principio, perché insomma è stato adottato un criterio alquanto discutibile. Non solo, ma i genitori fanno anche riferimento a quello che è il contributo volontario che si dà ad ogni inizio anno scolastico, ed è su quello che eventualmente la preside potrebbe pur sempre attingere, senza escludere il fatto che comunque non è poi così difficile risalire ai responsabili di questo episodio. Lo ricordiamo, una porta dell'istituto pesantemente danneggiata da alcuni studenti, non riuscendo a ritrovare il responsabile, come dicevi giustamente tu, la preside ha pensato bene di chiedere a tutti gli studenti un contributo di 1 euro. Beh, devo dire, Paolo, che sui social c'è una sorta di opinione unanime a favore della preside, già nei commenti dei giorni scorsi, ma anche oggi. Addirittura i genitori vengono definiti in modo non proprio educato, e di questo ce ne scusiamo, ma ecco, c'è un attacco unanime contro i genitori e a favore della preside, per un provvedimento che poi, almeno stando ai commenti dei nostri follower, non sembra poi così scandaloso, anzi del tutto ragionevole, visto che intanto è necessario riparare al più presto la porta, ma poi insomma viene sottolineata la scarsa educazione di quegli studenti che l'hanno danneggiata e che non si sono in qualche modo palesati. Quindi, secondo i nostri follower, bene ha fatto la preside a chiedere questo contributo, ma sarà un provvedimento che non avrà, stando a quanto abbiamo letto anche questa mattina sul quotidiano Il Centro, non avrà buon esito proprio per l'opposizione ferma di tutti i genitori. Ad ogni modo, la pagina è aperta la nostra pagina Facebook ed Instagram, le nostre pagine sono aperte ai vostri commenti e alle vostre considerazioni su questa vicenda. Te Paolo.